È assolutamente incredibile che l'audio si senta già dall'inizio. Mi aspetto i complimenti e le congratulazioni da parte di mia moglie Alessia. Buongiorno a tutti voi, buongiorno, benvenuti. Buon lunedì 8 febbraio, benvenuti a questa 56a puntata di You Leader e soprattutto grazie a tutti voi per aver scelto anche oggi di iniziare. La vostra giornata con questa community delle 8 e 45. Il buongiorno più rapido di oggi è stato quello di Francesca. Buongiorno Francesca, complimenti per la tua rapidità, seguita soltanto da Emanuela Cecconato, da Vicenza. Il terzo posto è di Maria Lombardo. Buongiorno da Pisa Live. Buongiorno da Roma, buongiorno da Civitavecchia. Buongiorno, da Livorno, al Principe Lorenzo. Buongiorno, Katia, da Anzio. Banda, da Mesagne. Good morning, Romina, Venezia. Tiziana, ciao. Ciao a Patrizia, da Mesagne. Deborah, buongiorno a te, da Aosta. Alessia Tempesta, buongiorno. Giulia, online, da Arzignano, buongiorno a te. Eccoci dalla cucina di Padova. Ciao, condominio. Ciao, Silvia. E ciao, Beatrice. Buongiorno, Rossella. Buongiorno, Elga. Tiziano, buongiorno da Pordenone, Giussi, good morning. Elga, buongiorno. Buongiorno live d'Arzignano, buongiorno Vanda che tagga le sue amiche. Ecco anche Paola, buongiorno a voi, buongiorno a tutti. Faccio scorrere rapidamente i vostri commenti. Sono colpito dalla, dalla rapidità, dalla costanza con cui attendete questo appuntamento giorno eh, dopo giorno. Eh, ecco, continueremo dopo a vederli anzi, ancora buongiorno Silvia, buongiorno Ala da Milano, buongiorno Elena da Vicenza, Marida, buongiorno a tutti e buongiorno a tutti coloro che arriveranno nel corso di questa puntata. Eh, questa è l'anteprima, soltanto pochi istanti per introdurre l'argomento del giorno. Eh, inizio esordisco dicendo che oggi è un giorno importante. Um, oggi iniziano i mondiali di sci e sono un appuntamento secondo me imperdibile per chi ama vedere l'importanza del cervello, l'importanza della mentalità, l'importanza del mindset. La prima gara c'è oggi alle 11, per cui chi di voi ha la, la fortuna, la dote di poter essere eh, libero a casa in, in quel momento, io vi consiglio di non perdere le competizioni che andranno da oggi per i prossimi dieci giorni circa eh, perché lo sci è una di quelle discipline in cui è importantissima la preparazione atletica ma soprattutto la mentalità d'acciaio che ti permette di fare delle cose impossibili per cui oggi se vorrete poi magari lo commenteremo eh, insieme comincerà il mondiale di sci dunque se siete pronti se siete pronte io direi di iniziare se lo ritenete opportuno in questi pochi secondi di stacchetto, condividete questa live, eh, condividetela premendo il pulsantino condividi qui sotto, eh, fatelo se ritenete che quello che diciamo ogni giorno sia eh, importante e interessante per le persone del vostro team o semplicemente se avrete poi il piacere di partecipare all'estrazione che faremo in occasione della puntata numero 80, non ho ancora individuato il giorno qual è? Ma durante la puntata numero 80 faremo l'estrazione di un premio o di alcuni premi e più puntate di You Leader avrai condiviso, più ticket avrai nell'urna magica. Dunque, se sei pronto, se sei pronta, io direi di iniziare. Allora, eccoci qui, punta su di te. Parleremo dell'importanza del contare su se stessi, ovviamente non solo su se stessi, no? perché viviamo in un mondo integrato in cui la collaborazione, il concetto di insieme è più che mai vincente, ma è ovvio che... Il lavoro maggiore, soprattutto dal punto di vista della solidità, di mindset, deve farlo ognuno di voi. Alexa, volume 3. Oggi voglio essere cattivo con Alexa. Intanto diamo un'occhiata agli altri messaggi che sono arrivati. Nicoletta, buongiorno da Pescara, Barbara, da Pordenone, da Roveredo in Piano, Monica, Micaela, buongiorno da Vasto, Angela, da Mesagne, Patti, da Parma, Silvia, buongiorno a te. Deborah, buongiorno da Roma. Wendy, good morning. Ciao da Valencia, la nostra Alisa. Buongiorno Sonia. Elga ha già condiviso. Ala sta taggando le persone a lei vicine. Ehm, per chi non è Avezzo a questa abitudine, se mi stai seguendo in diretta scrivi live da specificando il nome della tua città, se lo stai facendo in registrata scriverai replay da mettendo il nome della città, della regione, della nazione o della pista da sci da cui ci stai seguendo. Allora, punta su di te l'importanza della, della consapevolezza che tu sei la persona più importante nel tuo processo evolutivo. Questa rubrica si chiama You Leader perché ha l'ambizione di condividere con voi e ragionare su qual è il miglior mindset per costruire il proprio impero, per entrare a far parte del 2% che ce la fa. Chi ce la fa punta su se stesso, tanto per cominciare. Quindi ora vi presento quattro parole, eccole qui: quattro parole, quattro concetti che andremo a sviscerare. Se vuoi. Farcela e vuoi farlo puntando su di te, dedicati, ignora, osa e ragiona. Se volete prendere nota, appuntare, anche perché vedo moltissime stories su Instagram con i vostri appunti, con, queste, eh, con i quattro concetti chiave. Fatelo anche in questo caso. Dedicati, ignora, osa, ragiona. Ora, come di consueto, vi mostrerò quattro frasi. Sono semplici le prime due oggi, eh? quindi voglio vedere proprio la rapidità di esecuzione di ognuno di voi. Ognuno di questi concetti avrà una frase in inglese, con poi un corrispettivo in italiano, anche per giocare semplicemente a essere un po' più esperti nella lingua che noi networker dovremmo conoscere a meno dito. So che molti di voi hanno iniziato già un corso. Uh, di inglese, mi auguro che saranno sempre più i componenti del nostro team che comprenderanno l'importanza di conoscere l'inglese. Allora, attenzione, la prima frase è molto semplice, preparatevi con le vostre reminiscenze scolastiche o con il vostro Google Translate, la prima frase è codesta. Who cares wins. Semplicissima. Who cares wins. Cosa significa? Nel frattempo sappiate che io l'ho mostrato alcune volte anche durante alcuni, alcuni interventi, alcuni speech, io qui ho un tatuaggio eh, che è il famoso TCB di Elvis Presley, è una saetta con sopra tre lettere, TCB che significa Taking Care of Business e la saetta significa in a flash. Taking care of business. Quindi, come vedete, la parola care è una cosa ridondante, almeno nella, nella mia vita. Who cares, wins. Stiamo parlando del costruire il proprio impero puntando su di sé. Vediamo un pochino, vi do un po' di tempo ancora per tradurre. Nel frattempo, vediamo un po' di saluti. Buongiorno da Mesagne. Ciao, Eleonora. Ciao, Silvia. Ciao, Clelia da Pordenone. Jessica, good morning, Danzio. Cesaria, ciao dal terzo piano, ciao Francesca. Buongiorno Eleonora da Modena. Buongiorno dalla provincia autonoma di Trento. Pagina ufficiale. Ah mh, specificaci meglio questo trattino. Pagina ufficiale. Può darsi pure che tu sia, chi lo sa, una referente ufficiale della tua regione autonoma. Dunque, dunque, buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno da Trento, dove sono stato in vacanza in terza media. Attenzione! Who cares? Wins. Francesca dice. Chi cura vince ciò che curi cresce. Chi se ne frega vince. Chi ci tiene vince. Ciò che curi vince. Chi cura vince. Chi se ne frega vince. Ciao da Genova. Abetti. Ciò che curi cresce. Chi si preoccupa vince. Chi se ne frega vince. Capisco benissimo la traduzione del chi se ne frega vince. Perché andando a fare la ricerca proprio letterale su Google Translate esce così e se non erro ci sono alcuni siti che riportano questo concetto così, in realtà la traduzione è più aderente al concetto espresso da who cares wins è eh? chi ci tiene vince, chi si prende cura di un qualcosa ne avrà risultati, ne avrà benefici lo diciamo sempre nel network marketing perché è questo eh, di cui si parla i risultati arrivano se tu ti preoccupi del tuo presente e del tuo futuro piuttosto che scusatemi, se ti occupi del tuo presente e del tuo futuro piuttosto che preoccuparti perché sapete che c'è questa doppia schiera no? coloro che si preoccupano della propria vita coloro che si preoccupano del futuro dei propri figli coloro che si preoccupano di arrivare a fine mese sono preoccupati, ma poi non se ne occupano. Per cui il vero segreto per farcela, per vincere, per avere la serenità di avvicinarsi al proprio obiettivo è dedicarsi. Dedicarsi e chi ci tiene vince. Chi si dedica vince. Chi se ne frega vince. È un concetto un po' più largo. Sì, può essere ricondotto anche a questa, a questa maniera, tant'è vero che nelle quattro parole che stiamo analizzando c'è la parola ignora che vedremo tra un attimo. Dunque, chi ci tiene, vince? Vi faccio una domanda: sentite intimamente e eh, vi chiedo di rispondere con onestà intellettuale: vi sentite di tenerci abbastanza di tenerci il giusto, eh, sentite di. Dedicarvi correttamente a ciò che serve per vincere, per far parte del 2%, perché ehm, la costruzione del proprio impero, quindi la conquista della propria libertà, che è la possibilità di essere dove vuoi, quando vuoi, con chi vuoi, come recita l'agenda del Team Tempesta che trovate su Amazon. La vittoria arriva se tu ti dedichi, se tu ti occupi, se tu ci tieni particolarmente a quello che eh, stai facendo. Quindi le traduzioni sono chi si prende cura vince, sono corrette le vostre, ricordate sempre di dedicarvi e mi piacerebbe, mi piacerebbe sapere se siete a posto con voi stessi, con l'idea di dedicarsi a sufficienza, quanto basta o anche magari in maniera ossessiva, perché quello sarebbe proprio l'ideale, essere ossessionati in senso positivo dal tenere alle, alle azioni che ti portano ad avere un certo risultato. Come siete messi voi da questo punto di vista? Buongiorno Elisabetta, da Roveredo in piano, buongiorno, bentornata. E la gente se ne accorge, sì, chi ci tiene vince. Assolutamente, la gente se ne accorge perché la gente si accorge dei risultati, la gente si accorge dei dati che tu porti sul tavolo quando hai un, un successo, una vittoria, quando hai una, eh, una, una soddisfazione personale che deriva sempre, sempre da un impegno in prima persona. Perché se tu ottieni ciò che desideri e non lo fai attraverso il tuo diretto interessamento, c'è qualcosa che non quadra e che non va. Questo era il primo concetto. La prima frase relativa al concetto di dedicati, non dimenticate mai di dedicare anima e corpo a ciò che serve per realizzare il vostro sogno. Se questa cosa non vi costa sofferenza, persino se vi è indifferente, se non vi scuote il concetto di dedicarsi anima e corpo, vuol dire che il vostro sogno è piccolo. Avete visto persone rilassate, persone eccessivamente tranquille che lasciano scorrere le ore e i giorni e non si dedicano, quelle sono persone che non hanno sogni o che li hanno talmente piccoli che non fanno male, un grande sogno ti fa male e la paura di non acchiappare un grande sogno ti fa male, per cui ti viene quasi istintivo e spontaneo dedicarti assolutamente a fare tutto ciò che serve per raggiungere il tuo sogno, quindi non dimenticare mai di dedicarti. Cristina dice "Sì, io ci tengo molto, ma in questi giorni sono proprio nella fase della preoccupazione. Me ne sto ovviamente occupando, ma con eh, preoccupazione. Il segreto è occuparsene in maniera talmente intensa da non avere il tempo di preoccuparsi, perché chi ce la fa lavora in, mani in maniera così intensa da non avere il tempo di provare un sentimento negativo o di esaltazione. Chi lavora in maniera eh, insana, ossessiva e costante, raccoglierà matematicamente i risultati e la cosa più figa è che non avrà il tempo di sentire la fatica. Io ci tengo tantissimo, anche se devo migliorare molto ancora, dice Katia. Ed è vero, più ci credi, più sei in focus e ossessivo. E più obiezioni ho, più divento brava nel gestirle. Grazie, Mario, grazie a tutti. Grazie a te. Io a volte non ci dormo la notte, sono ossessionata. È poco tempo che ho iniziato, però ci sto mettendo tutta me stessa, ma voglio fare sempre di più. Grazie, Debora, anche perché il concetto di dedicarsi non, non lo sfuggi nella vita o ti dedichi in maniera ossessiva a costruire qualcosa per te o ti dedichi in maniera ossessiva a costruire qualcosa per gli altri. Ne parleremo più avanti anche in questa, in questa puntata. Attenzione, dedicarsi, non puoi sfuggire se sei una persona che deve portare la pagnotta a casa. E tanto vale, se non erro, dedicarsi alla costruzione del proprio sogno e non offrire. In cambio, chissà di cosa, i propri servigi, la propria ossessione per realizzare i sogni di qualcun altro. Dunque, passiamo al secondo concetto di oggi che è ignora, ignora perché mentre tu ti dedichi potresti avere delle, delle difficoltà, dei disturbi, delle interferenze. Parliamo di ignora. La frase in inglese che vi propongo è questa: semplice. Love is regardless. Love is regardless. E questa frasina, quando capirete il senso e il concetto di, di questa frase, l'ho voluta inserire perché uno degli ostacoli maggiori che si para davanti a coloro che vogliono eh, occuparsi del proprio futuro, ehm, deriva proprio da Coloro che non ti aspetti. E quindi io ho inserito questa frase in merito al concetto di ignora: Love is regardless. Vediamo che cosa, che cosa potrebbe significare. What does it mean, secondo le vostre sapienti, conoscenze in, in lingua anglosassone, o secondo il vostro eh, lavoro, sono certo, o secondo la vostra. Uh, conoscenza sono certo che qui le traduzioni saranno varie non sempre saranno centrate vediamo un po francesca l'amore è indipendente dice francesca amore e indipendenza dice micaela giulia l'amore è indipendentemente da tutto e a tutti francesca ama indipendentemente stefania buongiorno <ride> scusa per il ritardo buongiorno a te e alla tua Livorno l'indipendenza dall'amore? Ama il tuo lavoro? No. Love is regardless. Love is regardless. Concetto di indipendenza? Sì, sì, e no, ci siamo. Thanks for your church, Mario. Thanks to you. Hala. Oggi il dito ama indipendentemente. L'amore è indipendenza. L'amore è indipendente. Allora, questo è love is regardless. L'amore è a prescindere. Dunque, non accettate mai, ignorate chi si permette di dirvi che vi vuole meno bene. Perché magari non condividete che voi abbiate un cellulare in mano perché state lavorando online. Non corrisponde a, um, a onestà intellettuale ciò che vi dicono le persone o ciò che vi dimostrano le persone che sembrano amarvi di meno quando voi inseguite un sogno. Ve ne siete accorti che quando cominciate a essere ossessionati da un qualcosa che sentite essere la strada giusta per realizzare il proprio sogno, sembra che venga a mancare quel senso di approvazione, quel consenso dalle persone che vi amano e allora smettono di farvi like sui social, quasi vi mettono il muso, ci sono dei partner uomo o donna che iniziano ad amare di meno perché tu hai iniziato a occuparti del tuo futuro. L'amore, quello vero, è a prescindere e tu dovresti essere più forte di chi con grande disonestà o con grande leggerezza prova a tarparti le ali perché non è corretto professare amore, dirsi innamorati soltanto in determinate circostanze, soltanto se la persona che tu ami fa ciò che piace a te. Vorrei che questo concetto fosse particolarmente attenzionato perché l'amore è a prescindere e non dovreste accettare, visto che, comunque, stiamo parlando di network marketing, di una realtà comprovata, piena di grande onestà intellettuale, di persone, di un'industria in cui si lavora alla luce del sole. Non dovreste cadere nel grande inganno di accettare il ricatto morale di coloro che vi amano di meno solo perché voi volete fare network marketing. Chi vi ama di meno perché voi volete fare network marketing ha una forma di amore molto particolare che non è totale, non è totalizzante e soprattutto non è sincera, perché chi vi ama di voi accetta tutto. Ovviamente stiamo parlando di di cose sensate, che è quella di fare una professione, non ancora convenzionale in Italia, ma una professione seria, disciplinata alla luce del sole, in cui se guadagni un tot <coughs> paghi istantaneamente le tasse e non lo fai tu, lo fai alla fonte, quindi matematicamente è una delle professioni in cui è impossibile evadere le tasse, eppure ci sono persone che ti amano di meno perché non conoscendo ciò di cui ti occupi, si prendono il lusso di amarti di meno e ti feriscono, ti ammazzano, ti fanno sentire l'obbligo, il peso del loro parere. E quindi tu che fai? Molli perché mio marito non vuole, molli perché litigo in famiglia, molli perché mi dicono che sono diversa e sono cambiata. L'amore, quello vero, è a prescindere, non è legato a ciò che fai. Quindi cosa accade? Tuo figlio... Prendi un cattivo voto a scuola e lo ami di meno? Oppure tuo figlio commette una fesseria, una cazzata di quelle che commettono i ragazzi e tu lo ami di meno? Il tuo partner commette un errore e tu lo ami di meno? Certo, magari ti arrabbi, provi a ragionare, provi a, a conciliare, ma l'amore è indiscusso, perché l'amore dovrebbe essere a prescindere. Quindi forse il vero verbo non, non è, è, ma dovrebbe essere, dovrebbe essere. A prescindere ed è un concetto molto molto importante che bisogna veramente eh, attenzionare. <coughs> buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno a Giulia, buongiorno Federica da Mesagne. Sì, mi è capitato, io ho solo l'approvazione di mio marito <coughs> e mi basta. In realtà se pretendiamo, se le persone poi <coughs> si, si vantano di essere persone che ci amano in realtà dovrebbero dimostrare di avere un amore a prescindere anche perché non siamo assolutamente rapinatori buongiorno, buongiorno Deborah e i miei amici che mi mettono i like li conto sulle dita di una mano all'inizio ti senti boicottato poi capisci che chi ti ama veramente continua a farlo perché l'amore è a prescindere mio papà e mia sorella sono contrari a quello che faccio abbiamo una frasina anche per loro alla fine di questa puntata Uh se ce ne sono amici, amiche che mi dicono ma sei sempre sui social, ma basta, sto davvero cambiando. Un tempo li avrei rigirati come un casino, oggi ignoro e vado avanti. Rileggetevi questa frase perché è importante in maniera che voi vi, vi ritroviate anche voi eh, in queste parole che sono, come vedete, comuni. Siccome sono iniziati i mondiali di sci a Cortina, io sono già un po' raffreddato. Tanti si comportano così e io ci rido su. È il volere è volere il bene e la felicità dell'altro l'amore, esatto Elisabetta, esatto, si condensa così, se tu ami qualcuno cerchi di comprenderlo, cerchi di capire, non giudichi a priori e soprattutto l'amore è a prescindere, visto e considerato che chi fa la nostra industria non indossa un passamontagna per andare a fare uh, una rapina, Mario io qui sono sola contro tutti ma vado avanti ieri mi sono chiusa in camera per fare la zoom altrimenti mi fanno anche i dispetti con la tv io sono solo tu contro tutti ma non mollerò mai il giorno in cui gli regalerai la libertà che ti regala questa professione ritratteranno e si renderanno conto di quanta leggerezza viene attribuita al concetto di amore perché amore non è... Mh, Costringere la persona a far fare solo ciò uh, che ti piace, perché ciò che serve per costruire il proprio impero, per far parte del 2%, è vedere ciò che gli altri non vedono. Non siate così leggeri, non siate così maldestri da farvi risucchiare e rubare i vostri sogni perché chi fa network marketing ha una grande difficoltà all'inizio soprattutto del suo percorso quello come dice Eric Worley di soffrire di un po' di disistima sociale sapete perché accade? perché voi vedete ciò che non vedono gli altri e il grande successo essere una persona di successo il raggiungimento dei propri sogni avviene solo e soltanto perché tu vedi Ciò che gli altri non vedono, perché tutti per sentirsi accettati dalla società accettano le idee di una certa maggioranza che si sente nella sua zona comfort, che si sente giusta solo se ehm, crede solo, solo se crede in ciò che vede, solo se continua a sbagliare continuando a fare le stesse cose. Però quello li fa sentire nella zona comfort perché tutti fanno così. Tutti sono inculati dalla vita, nessuno andrà in pensione e quindi anche io mi trovo all'interno di questa cerchia e mi sento più tranquillo. Quando invece tu cominci a vedere qualcosa che gli altri non vedono, quando tu cominci a utilizzare la tua forza di meritare qualcosa, la tua forza di prendere ciò che meriti, inizi a vedere cose che gli altri non vedono e quindi è quasi normale. Che loro comincino ad amarti di meno o a contrastarti. Attenzione, qui non sto dicendo combatti le persone che non vedono la stessa cosa tua, sto dicendo ignora, fatti forza, vai avanti perché i soldi e la serenità finanziaria non regalano la felicità, ma permettono di regalarla agli altri. Quindi l'amore è... A prescindere, Micaela, la mia famiglia era felice nel vedermi felice, adesso che ho avuto questa pausa, sono giù di corda e a loro questo dispiace, vogliono rivedermi in azione col network, a me ha dato tanto questo lavoro, non solo a me, ma anche ai miei cari. Lo sai, Micaela, che in questa circostanza io ti rispondo sempre con il titolo di una canzone di Raff, non so chi lo conosce, il titolo della canzone di Raff è Fai. Dunque, a me è successo il contrario, fanno il tifo per me, e questa è un'ottima... Posizione di partenza, dunque, pensa a coloro che invece vivono una situazione compressa, diversa da tua e che vorrebbero avere magari quel consenso, vorrebbero avere quella serenità di fare questa professione come ce l'hai tu, e dunque, a volte le cose belle nella vita accadono. Benissimo, questo era il secondo concetto: quello dedicato a ignora. Ignora dunque. Ignorate, andate avanti, non rispondete, non mettetevi sullo stesso terreno. Non si può spiegare qualcosa a qualcuno che non la vede. Se con Alessia Tempesta siamo riusciti a essere sulla strada giusta per essere liberi, se abbiamo ciò che abbiamo, se avremo ciò che avremo, è perché noi abbiamo visto e abbiamo puntato quell'obiettivo. Facendoci largo tra coloro che non solo non vedevano il nostro obiettivo, ma non guardano neanche al loro obiettivo, persone che guardano la punta dei loro piedi per vedere ogni giorno dove poggiano il piede. Noi sappiamo benissimo ora i piedi dove li stiamo poggiando, e quindi abbiamo la serenità di guardare avanti, senza guardare il terreno, senza essere preoccupati del dove mettiamo i piedi. Perché questa è una fase che abbiamo superato grazie alla determinazione con cui ci siamo dedicati al lavoro che serve per ottenere ciò che noi vediamo e gli altri ancora stentano a vedere. Terzo concetto, osa, quindi dedicati, ignora, osa. Qui la frase è un po' più lunga, le ultime due frasi sono un po' più elaborate. Vediamo chi ce la fa. Let's go. Build on the rock with effort and ignore the comfort of sand. Anche questo concetto l'abbiamo tirato fuori e sviscerato durante una live qualche mese fa, se non erro. Build on the rock with effort and ignore the comfort of sand. Osa. Il concetto di osare, se tu non osi, se non osi, resti lì. E quindi... Build on the rock with effort and ignore the comfort of sand. Ecco perché oggi parliamo di punta su di te. Punta su di te. Trova la forza per buildare. Build on the rock with effort and ignore the comfort of sand. Francesca, la paura di essere giudicati può essere paralizzante, è vero, ma se diventa ossessione... La paura annulla noi stessi e saremo falsi con una maschera che non ci appartiene. Esatto. Perché poi in realtà a volte andarsi a prendere il proprio obiettivo diventa la propria ragione di vita, la cosa che ti rende felice. Quindi in realtà diventa il contrario se ti costringono a essere triste. Costruisci sulla roccia con sforzo e ignora la comodità della sabbia con estrema velocità, Deborah. È andata a cogliere la traduzione, il senso di questa frase. Nel frattempo, attendo altre traduzioni. Build on the rock with effort and ignore the comfort of sand. Costruisci sulla roccia con sforzo e ignora la comodità della sabbia. Facciamo una prova: se io vi chiedessi, ragazzi, bisogna piantare una tenda perché dobbiamo proteggerci, perché dobbiamo passare la notte in una tenda. E, se avete una un pezzo di roccia e un pezzo di sabbia verrebbe quasi spontaneo andare a piantare i picchetti della propria tenda dove c'è la sabbia ma cosa accade se dovesse poi arrivare un vento fortissimo una bufera se dovessero arrivare le critiche dei vostri cari se dovesse arrivare qualcuno che va lì e vuole sfilare i picchetti sarà convenuto infilare i picchetti nella sabbia o vale la pena mettere olio di gomito e battere col martellone per infilare il picchetto nella roccia, utilizzando magari delle funi d'acciaio, non delle semplici cordicine di nylon, perché le persone a volte sono legate al proprio sogno, lo tengono come se fosse un aquilone, ma è un filo sottile che loro non vedono l'ora che si spezzi. Invece i vostri sogni devono essere ancorati ad un terreno duro. Con dei cavi d'acciaio non potrà mai venire nessuno a distruggere ciò che avete impiantato. Costruisci sulla roccia con sforzo e ignora la comodità della, rac... della sabbia. Costruisci. Brava, Federica. Buongiorno, in ritardo, da Mesagne. Costruisci sulla roccia con sforzo e ignora il comfort della sabbia. È esatto, Marida. Eh, ma nella roccia è più resistente esatto costruisci sulla roccia non sforzo ignora la comodità della sabbia c'è anche un passo ehm, biblico che, che invita e fa ragionare sull'importanza del costruire sulla roccia e non sulla, ehm, sulla morbidezza della, della sabbia quindi qual è il concetto che si nasconde in questa cosa build on the rock with effort and ignore the comfort of sand che la gente sceglie la comodità quotidiana la gente sceglie la comodità del momento e antepone la comodità alla realizzazione del proprio sogno. Torno a esprimere un concetto. Se tu ti metterai duramente, in maniera ossessiva, a fare le azioni che servono, molto probabilmente entrerai a far parte del 2% che ce la fa. Il 98% che non ce la fa, lo dico proprio in maniera molto dura, è destinato a lavorare per il 2% che ce la fa. Chi fa network marketing lo fa perché, tra virgolette, non vuole lavorare a lungo. Io faccio network marketing perché non voglio lavorare tutta la vita. Io faccio network marketing perché il network marketing è quella esperienza lavorativa che ti consente di lavorare duramente i primi anni, ma molto duramente, perché è in gioco non la callosità delle tue mani, non la resistenza fisica e in gioco la tua solidità mentale serve il mindset. Dopo aver lavorato duramente per un po' di anni quel lavoro si trasforma in un business. Probabilmente i tuoi soldi cominceranno a lavorare per i tuoi soldi. Probabilmente potrai regalare la felicità ai tuoi cari anche a quelli che non ti credevano, e potrai farlo a cuor leggero sapendo che è tutto meritato, perché soprattutto hai dato l'anima per conquistare ciò che è tuo. E soprattutto hai lavorato per realizzare i tuoi sogni. Quindi sta a te decidere: sta a te decidere se prendere per culo te stesso o te stessa, dicendo sì, mi metterò a lavorare faticosamente per realizzare i miei sogni, e poi invece scegli di startene comodamente buttato sul divano. Io oggi alle 11 starò comodamente buttato sul divano a vedere la prima gara femminile del mondiale di sci a cortina. Ma a parte il fatto che avrò sempre. Il mio ufficio personale, cioè il cellulare, al seguito, ma me lo sarò meritato visto e considerato che negli anni scorsi abbiamo limitato e compresso il tempo libero perché abbiamo lavorato in maniera ossessiva per poi cominciare a vedere un grande impero che comincia a costruire e andare da solo per conquistare la famosa libertà dell'essere dove vuoi, quando vuoi, con chi vuoi, perché di questo si tratta. La fatica e il sudore verranno ricompensate con la mia rinascita. Esatto, Maria. C'è più soddisfazione sudare per raggiungere quello che vuoi piuttosto che vincere facile. Ma eh, vincere facile eh, è difficile. Non esiste. C'è gente che vince facile solo l'apparenza. C'è gente che vince facile solo un po'. Ragazzi, ci sono persone che si dicono vincenti e che lavorano da decenni per poi essere frustrati, gente che lavora da decenni, colletti bianchi, gente plurilaureata che lavora anni per poi non avere soldi, per poi non avere libertà. Quindi la comodità che tu scegli oggi devi accettare che passato un certo tempo le tue giornate saranno una somma di comodità scelte. E che cosa diavolo vuoi dopo che tu hai scelto di essere comodo? Vuoi avere il tuo impero? Vuoi realizzare i tuoi sogni dopo che hai scelto di stare oggi con il freno con il remo in barca, domani col freno tirato, oggi non ho voglia, oggi penso, oggi studio, oggi cerco la voglia di ripartire. La vita scorre, fai la somma delle tue quotidianità. Dimmi che cosa meriti tu di avere. La somma di ciò che hai fatto. Ecco perché bisogna avere la forza e credere che questa professione cambia le vite delle persone, perché ve lo dimostriamo ogni giorno. E bisogna avere la forza, che è la cosa più difficile, perché nessuno dice che sia stupida o leggera la persona che non ce la fa. Grazie al cielo è così difficile, altrimenti tutti sarebbero liberi. Tutti, non sarebbe solo il 2% la percentuale, sarebbe più alta, perché la cosa più difficile è ignorare la tentazione di farla facile oggi, di farla comoda, quella è la cosa più difficile. Ecco perché tu parli male del network marketing, ecco perché tu diffami questa professione, perché hai provato a farla, ma ti è mancata la cosa più difficile. La forza di volontà, il credo è la voglia di lavorare come non si lavora da nessun'altra parte, perché detto il marketing è una professione molto dura, molto difficile, se non hai voglia di farla. Se hai voglia di farla e hai veramente un grande sogno, è tutto molto semplice, è tutto molto semplice perché si tratta di te, dei tuoi sogni e quindi devi puntare su di te se vuoi veramente realizzare qualcosa che appartenga a te stesso. Io ho un sogno e ogni mia azione è per realizzarlo, dice Maria. Lavorare per realizzare i miei sogni è quello che sto facendo, sguardo verso l'orizzonte. Quello che mi era scomodo ormai è, sarà un comodo un domani. Esatto, tutto è, tutto è difficile, prima di diventare facile. Eh, molti si lasciano convincere da chi asseconda i suoi timori e le sue insicurezze. Invece, mm. ci si dovrebbe far scuotere da chi ci ostacola, certo, perché. Uh, le persone non credono alle cazzate che dicono i networker ma sono convinti che andranno in pensione fra vent'anni pensa a te o anche fra 30. la mia frase d'amore dove vuoi dove vuoi con chi vuoi quando vuoi forza e coraggio di word sì. 52 anni non ho molto tempo devo darmi da fare Buongiorno Anna Maria. Tiziano, non è facile riuscire nelle imprese. Eppure, Colombo è stato giudicato facile ciò che ha fatto. Ma quando lui, alle male ha proposto di far stare in piedi un uovo, lui lo schiacciò su un lato e dissero: Questo lo sapevamo fare anche noi, ma nessuno ci aveva pensato. È troppo facile. Ecco perché c'è il concetto dell'ignore. È troppo facile parlare. Le persone giudicano ciò che fanno, ciò che fate, perché hanno paura che venga chiesto anche a loro di fare una cosa difficile. Quindi autococcolatevi, auto voi che fate network marketing, che questa non è una professione facile, ma che può dare molto, 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 molto di più rispetto a una professione professionale. Se fosse facile la chiamerebbero truffa siccome è difficile dicono che non funziona quindi cosa stracavolo vogliono le persone perché ti risulta che sia facile diventare medico chirurgo 10 15 anni di studio 10 anni anche più dove tu paghi profumatamente per specializzarti tu paghi e accetti persino l'idea di pazientare, di studiare, di approfondire, di pagare, di pagare per poi sperare di iniziare a fare una professione in cui, come accade con gli avvocati, devi sgomitare con gli altri. E allora lì le persone, quello non lo riconoscono come sacrificio. Sapete perché? Perché nel frattempo hanno scelto la via più comoda, che è quella di... Pagare per la formazione, pagare, passa il tempo, tanto un giorno poi io, poi arrivano, sbattono, cominciano a consegnare curriculum in giro per la terra, si trasformano in consegnatori seriali di curriculum, stampano decine di euro di curriculum da consegnare con il prestigio di una laurea, laurea addosso, perché la laurea è una cosa prestigiosa perché chi è laureato ha delle doti intellettive di metodo superiori a molte altre persone ma per comodità, per la difficoltà anche, eh, attuale, decidono di stamparsi decine e decine di euro di, di curriculum e poi davanti a 22 euro e 48 centesimi che nel nostro caso viene, viene chiesto per avviare un'attività professionale senza rischio di impresa che può cambiarti la vita, dicono che è una truffa. E quindi a tal proposito io passerei alla quarta e l'ultima frase di oggi anzi scusatemi costruisci sulla roccia un fatica ignoro come della sabbia e la traduzione la quarta frase è questa we work online and say we are a cult what about those who work more than 12 hours a day ripeto we work online and say we are a cult what about those who work more Than 12 hours a day perché voglio portarvi a riflettere voglio portarvi ad avere la scorsa dura voglio portarvi ad avere la consapevolezza che non è non siete voi quelli sbagliati come vogliono farvi credere cosa significa we work online and say we are a cult and what about those who work more than 12 hours a day Maria dice, Angela, io ne ho 51 e sto cambiando vita. È un gesto di amore per se stessi, non è facile, ma si può fare, vi dirò di più. Non è facile, è stato fatto, viene fatto. Io ne avevo 47 quando ho cominciato a credere in questa opportunità. Quanta? A ottobre ne farò 51 e penso, ah, se fossi rimasti, rimasto fermo lì a non credere, non avrei quello che... Potrei avere adesso. Si giudicano, ma non ti sanno proporre un'alternativa. Ciao, Giovanna. Allora, Giulia, lavoriamo online e dicono che siamo una setta. Che dire di quelli che lavorano più di 12 ore al giorno? Lavoriamo online, we work online and they say, e loro dicono, we are a cult. Noi siamo una setta. What about, quindi cosa mi dici? What about those who work, quelli che lavorano more, più than 12 hours di 12 ore a day, al giorno? Noi lavoriamo online e dicono che siamo una setta. Che cosa possiamo dire di chi lavora più di 12 ore al giorno, invece? Vengono a riderci dietro. Perché dicono che il network marketing è un luogo in cui ti fanno il lavaggio del cervello. Pensa a te. E che ne dici invece di coloro che escono alle 8 la mattina da casa e rientrano alle 8 della sera? So che in molti casi non si rientra alle 8 della sera. Perché la frase, mio marito torna tardi, io finisco tardi. Non ho mai tempo per me, solo perché noi abbiamo un cellulare tra le mani e utilizziamo un metodo e una strategia che è uguale per tutti: perché per funzionare, oltre il talento personale le competenze che acquisisci, c'è un metodo, c'è una strategia. Anche gli sciatori che oggi scendono, le sciatrici che scenderanno oggi, useranno gli stessi fondamentali per inforcare le porte. Poi ognuno c'è il suo talento. Siccome ci vedono col cellulare tra le mani, ci vedono presenti sui social, magari anche con un sorriso, che è una cosa a cui non si è più abituati adesso, siccome ci vedono lavorare online ci dicono che siamo una setta, mentre invece ignorano e considerano normale, addirittura ehm, applaudono a coloro che lavorano 12 ore al giorno o anche di più. Quella è una vera bruttura, quello significa essere compressi, quello significa vendersi in cambio di una retribuzione che non è certa, che non è all'altezza di ciò che meriti, che non è sicuramente crescente rispetto al tuo sforzo, rispetto alle competenze che acquisisci perché non è assolutamente ammissibile che una persona inizi a lavorare e abbia uno stipendio, poi diventi sempre più brava nel passare dei mesi, degli anni e della vita e abbia compressioni di stipendio, che non ce l'abbia più o che rimanga lo stesso. Ditemi voi qual è la setta, ditemi voi qual è la vera compressione, dove sta la disonestà intellettuale, nel network marketing o in coloro che continuano... A non avere il coraggio di mettere in discussione ciò che fanno, perché portano avanti questo concetto del posto fisso, dello stipendio fisso. Io ringrazio il cielo di non avere uno stipendio fisso perché, nel network marketing, si ha la grande opportunità ed è valida per tutti, non solo per chi arriva prima e dunque tra virgolette, sta sopra. Se conosci le dinamiche del network marketing sai che è per tutti la possibilità di avere uno stipendio, una gratificazione finanziaria crescente. Il network marketing è l'unica professione dove il ruolo te lo scegli tu, mentre altrove il ruolo, il valore te lo danno gli altri, perché tu varrai 400-600 euro. Sei una persona da 600 euro perché hai un part time, quello vale di più perché ha un tempo indeterminato. Addirittura ti dicono che tu vali di più solo perché sei un avvocato e varresti di più rispetto a qualcun altro. Tu vali di più perché vai al lavoro con la cravatta, perché sei un ingegnere. Ti fanno credere che tu valga di più e ci sono avvocati e ingegneri sull'orlo di una crisi di nervi. Ce ne sono molti altri che invece hanno traguardato, sono felici e rendono onore a professioni che sono rispettabilissime, di cui non si potrebbe fare a meno e che nessuno di noi, che io personalmente non riuscirei a fare perché non ho quelle competenze e quella bravura, ma io ho una competenza sicuramente superiore agli altri, aver visto ciò che gli altri non vedono. Perché io sono pronto a mettermi a cospetto di chiunque e mi auguro che questo possa avvenire anche eh, con voi, a cospetto di chiunque. E dirgli bene, ti dicono il sistema dice che tu vali più di me. Rispondimi a questa domanda tu. Sei libero di essere dove vuoi, quando vuoi e con chi vuoi. Se la risposta è sì, 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 vuol dire che ti va bene, che ti sta andando bene. Se puoi essere dove vuoi, però attenzione. Eh, se tua moglie ti chiama e ti dice in qualsiasi orario, amore per cortesia, ehm, io sto facendo Pilates, puoi andare a fare tu la spesa. Se tu rispondi, amore, non posso, lo sai che sono al lavoro, vuol dire che non puoi essere dove vuoi, quando vuoi, con chi vuoi. E sapete perché mi irrigidisco su questa cosa? Perché non accetto la disonestà di chi non guarda all'interno delle proprie scelte e con leggerezza giudica. Impolvera e complica la vita di coloro che iniziano a credere in questo sogno, in questa attività e non hanno il mio stesso coraggio di resistere. Perché la vera disonestà è quella di influenzare le persone andando a colpire il loro punto di debolezza. Ecco perché ogni mattina con gli leader, cerchiamo di ragionare su questo aspetto. Perché we work online and they say we are a cult, e che mi dici invece? Di quelli che lavorano più di 12 ore al giorno. Le persone non credono a ciò che raccontiamo noi, ma credono a ciò che gli dicono che andranno in pensione, che avranno l'aumento, che possono persino chiedere le ferie. Certo, le ferie le otterranno, ma come, quando e dove vogliono gli altri? Persino lo stipendio lo otterranno, ma se, ma quando, forse. Quando lo decideranno gli altri, <coughs> queste sono le vostre traduzioni, Tiziano. E dopo averci giu giudicato, magari <coughs> comprano da Amazon. Quindi qual è la differenza? Buongiorno, sono riuscito a collegarmi. Buongiorno, con internet intermittente, live in ritardo da Livorno. Banda. Ma vorrei anche dire che dopo i 30 anni ormai non abbiamo più possibilità di poter lavorare. Quindi ci rendiamo conto della vera differenza tra lo stare a casa a piangersi addosso e l'opportunità di poter fare ciò che prima hai fatto solo nel dare al titolare e tu a lavorare tutti i giorni per 500 euro. Ma benvengano, il lavoro nobilita l'uomo, qualunque tipo di lavoro nobilita l'uomo, ma questo deve valere per qualunque cosa. Sono proprio coloro che non sono soddisfatti di ciò che hanno ottenuto, che puntano il dito contro i network, perché hanno paura che tu possa proporre loro di mettere il piede in un'attività in cui è richiesto di lavorare duramente. E se tu non vedi, se tu non credi, è chiaro che ti sembrerà di lavorare solo quel, per quello che c'è in cima. Invece io ti chiedo, ma il cassiere al supermercato, la cassiera al supermercato, per chi lavora? Per se stessa? La cassiera al supermercato potrà mai superare il suo datore di lavoro? Nel network marketing succede, è successo a noi, frequentemente succede di essere più gratificato finanziariamente, di essere più sereno anche umanamente delle persone che sono arrivate prima di te. Perché se di setta volete parlare, se di piramide vogliamo parlare, parliamo della gerarchia che c'è nel mondo tradizionale. Nel network marketing non c'è. Nel network marketing sei libero di andarti a prendere il ruolo, la posizione, la gratificazione che tu vuoi. E tutto dipende dall'intensità, dal credo che ci metti. Quindi abbiate la forza di ragionare. Ecco perché il quarto concetto che abbiamo sviscerato ora è quello di ragiona ragiona quando ti dicono che eh ma vedi stai lì stai, la stai lavorando un tot ma ancora non consegui certo lo sto facendo da casa mentre tu invece stai a casa a stampare curriculum pieni zeppi di cazzate perché io li ho visti i curriculum dell'italiano medio li ho visti di cosa sono pieni non servono curriculum per fare network marketing, perché tutto il talento, tutto lo spessore umano che ne consegue e che impari è il miglior curriculum che, che esista. Ne ho viste a bizzeffe di persone in grado di non coniugare un verbo all'inizio, ma diventare dei veri ispiratori, in grado di avere tutti i talenti che qualunque laureato può avere perché quando cominci a fare qualcosa per te stesso, cominci veramente a capire che devi migliorare. La facoltà della fatica è a numero chiuso, eh? tutti scelgono le facoltà che fanno tutti. La facoltà dell'umiltà, la, fa, la, 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 la facoltà della costanza non è per tutti, è a numero chiuso, e non c'è genere o estrazione sociale che tenga. Maria tagga persone, lo stesso Francesca, se siamo una setta siamo una setta fantastica. Certo, quando si parla di sette mi viene in mente che eh, sette per molte persone sarà purtroppo l'orario sulla sveglia che suonerà per tutta la vita. Io invece lavoro, lotto e combatto, perché è una guerra, per essere libero dove vuoi, con chi vuoi e quando vuoi. Al scorso è stato lavorato come guardia notturna, turni, di 12 anche o 14 ore di fila, un incubo, ma per la tua famiglia sarai stata una grande lavoratrice, persino una persona da, da imitare, sicuramente. Esatto, meglio rimandare dal vivo in una setta che appezzi ogni giorno, rimanere vivo in una setta che appezzi ogni giorno. Io ero tra quelli che lavorava più di 12 ore, mi ero stancata ed ero frustrata perché non avevo il tempo per niente. Ero stressata e non ero più sorridente. Poi un post su Instagram e ho scelto di cogliere l'opportunità. Sono ancora all'inizio, ma il sorriso è tornato. e Sono tornata a essere positiva, prefissare obiettivi, rimanere. Anche le 5, eh, lo so, Lorenzo. Anche, anche le 5, tanto di cappello, chapeau a chi affronta la vita con grande sacrificio. Ma non, noi networker, non accettiamo che le persone con disonestà intellettuale. Attacchino gli altri senza mettere in discussione se stessi. Passiamo alla fase finale di questa lunga puntata. Tre post che ho individuato per, per riflettere, per farvi conoscere tre networker di questa community. so cosa vuol dire stampare 10.000 curriculum, non è detto che li accettino. Quanta carta stampata ho accumulato in casa, è deprimente, è frustrante. Altro che le 22 euro che servono. Allora, attenzione, il primo post che vi propongo oggi è di una persona molto nota, molto nota nell'ambiente. Signore e signori, lei è Crizia Cangemi, non, non mi sembra di averla vista eh, stamattina tra eh, i partecipanti di questa puntata, questo è un post di due giorni fa di Crizia in cui recita ed ecco che un giorno ti guardi allo specchio e sorridi, ti guarderai indietro e ti sorprenderai di tutto ciò che hai passato, affrontato e superato, tutto quello che ti sembrava insormontabile è là. Ormai dietro le tue spalle. È esattamente quello che dicevamo. La fatica non la l'avverti più se hai un obiettivo davanti e se lavorerai a testa bassa. Non avrai neanche il tempo di, <coughs> di lamentarti. Alzarsi alle 3.30 per andare a lavorare. Ho lavorato 22 ore su 24 per 4 mesi l'anno nei villaggi. Un'esperienza bellissima, ma... Eccola, Crizia. Oddio, grazie. Buongiorno, Crizia. Buongiorno a te. Cuoricini e commenti per la nostra... Crizia, soprattutto a sostegno di quello che ha scritto. Vai Crizia, ti dice Sandra. Stupenda Cri, ti dice Sara, che ho visto ieri in dolce compagnia, l'ho vista insieme a Wendy, poi raccontateci per bene cosa avete fatto durante la giornata. Crizia grande, tempesta. Crizia, i cuoricini di Elisabetta. Grande il nostro capitano, dice Silvia. Scusate, sto lavorando. Crizia Top, beh, mi piace scritto tutto in maiuscolo: Urlando, sto lavorando anch'io. Sto lavorando. Che ci crediate o no? Crizia Top, un esempio di rinascita. Sottolinea Sara. La amo, la amo. Ho dedicato un post a lei stamattina perché ciò che fa per noi è incredibile. Andiamo a vedere i post di Katia Maria dice: Brava la mia app. La mia super app, dice Wendy, Rossella, buongiorno, purtroppo sono entrata soltanto adesso, non importa, è meraviglioso guardarsi indietro e vedere cosa siamo in grado di fare. Grande leader, dice Tiziano, cuoricini, commenti per Crizia, questa, questa posa sognante con un rosso passionale che è quello che lei mette in questa attività ogni giorno e nella costruzione del suo grande action team. È un team di cui si parla, si senti, sente parlare e si sentirà parlare sempre, sempre di più. Grande Credice, Micaela, splendida per Luana, Cuoricini di Sara, Cuoricini di Rossella. Se oggi posso scrivere tutto questo è solo grazie a voi. E direi che è la chiosa perfetta per passare al post successivo. Grazie, Crizia, e grazie a voi che avete commentato. Dovesse apparire qualcos'altro, lo faccio apparire. Attenzione, passiamo al secondo post, un esempio per tutti, dice Elisabetta riferito a Crizia. Attenzione, secondo post della giornata, preparatevi, nessuno di voi sa che appare qui tra queste ehm, sulla schermata. Un, due, tre, let's go. Signori, lei è Giusy Rapone, che stringe tra le mani il libro di The Secret e dice, stasera la televisione non funziona. Che peccato direte voi, invece approfitto per finire di leggere un libro che avevo lasciato a metà. The Secret, il segreto in italiano, è un, un libro che non si può non leggere se volete trovare una strada, un assetto mentale, volete comprendere che ciò che otterrete è soltanto frutto di ciò che farete e di ciò che chiedete all'universo se voi chiedete qualcosa e vi mettete nel giusto assetto per iniziare a fare nell'attesa di ricevere sarete sicuramente gratificati quindi questo è il post di giussi che ora vi chiedo di mettere cuoricini e commenti per, per giussi dunque dunque giussi brava e bella dice Maria Brava Giusy, dice, dice Sara. Ottima scelta, sottolinea Alfredo. Questo libro, questo libro mi ha aperto il cranio in metà per poi ricostruirlo nuovo, migliore. Wow, che emozione! Dice Giusy, eccola qui, non se l'aspettava, raccontaci che cosa che tu il cuore hai provato quando hai visto il tuo post e la tua immagine. Bellissimo, lo rileggo e rileggo, dice Luana cuoricini, secret and, key, and the key, assolutamente da leggere, adoro, grazie lo leggerò, ho letto tre volte quel libro e non mi stanco mai. Altro libro, zero limiti da leggere. Quindi andate sul profilo di Giussi, andate a mettere cuoricini, commenti, eh, io mi auguro che questo, eh, questi, questo passaggio quotidiano sui vostri eh, profili vi porti anche a essere più attenti, costanti, ehm, concentrati nella realizzazione dei vostri post perché la nostra strategia è fatta di questo. Ricordate, parleremo prestissimo di questo argomento. Le persone spesso scelgono le persone con cui entrare in attività, ma lo fanno con leggerezza. Le persone scelgono di entrare con l'amica, con la sorella, con la cugina, convinti che il network marketing sia un luogo in cui domini il nepotismo, non hanno capito nulla. Il network marketing è un ambiente dove tu devi scegliere di affidarti a chi fa, non a chi ha risultati, perché i risultati arrivano ovviamente facendo, ma tu guarda il profilo di una persona prima, guarda, esiste, è viva, segui la strategia e sui social ti dà il buon esempio e allora scegli. Non scegliere la cugina, la sorella e la zia solo perché, perché poi verrai a chiedere a noi di entrare nel nostro team e noi ti diremo, non è possibile non è possibile, avresti dovuto pensarci prima, e la vita è fatta proprio di questa attenzione sto guidando e non riesco a scrivere, dice Giussi per carità, guarda avanti, un libro che leggerò sicuramente, brava Giussi, dovrò leggerlo anch'io, questo libro, assolutamente Micaela, assolutamente ripeto, assolutamente da leggere, passiamo al quarto al, anzi al terzo e ultimo post della giornata rullo di tamburi questa persona non si aspetta di apparire qui, ed eccola qui. Signore e signori, lei è Clelia. La vediamo apparire spessissimo tra questi commenti, alla guida di un mezzo pubblico. Il suo post è molto breve ma intenso. Buongiorno, mondo. Il futuro non è un regalo, ma una conquista. Tutti e tre questi post sono in linea con quello di cui abbiamo parlato oggi. Eccola Clelia, che nel frattempo aveva commentato senza sapere che stava per apparire. The Secret mi è stato regalato anni fa e funziona. Lo leggo e lo rileggo. The Secret funziona. Il potere della Genesa è innegabile, ma nulla funziona se tu non ci metti competenza, intenzione e sforzo. Le cose possono essere solo amplificate ma se tu non desideri fortissimamente metterti nello stato giusto, non otterrai mai nulla. Clelia, esclama Crizia. Oh mio Dio, esclama Clelia. Piacere, Clelia, esclama Daniela. Grande Clelia, dice Sara. Quindi non fate mancare voi, es esatto, esiste anche il film The Secret, è un docu film attualmente su Netflix. Se andate su Netflix cercate the secret, il segreto, c'è questo documentario che dovete assolutamente vedere. Se non erro, anche su Millionaire, non mi ricordo di quale mese c'era proprio un riferimento a questa cosa Clelia Piacere Clelia, i cuoricini di Monica. Piacere mio di conoscervi. Non smetterò mai di dirvi che questa community merita di vivere grande interazione. Bene. Grazie a Clelia, grazie a tutti voi, grazie per aver animato anche la puntata odierna. Siamo andati un po' lunghi, siamo emozionati perché tra un'ora inizieranno i mondiali di sci. Andate a seguirli se ne avete l'opportunità e guardate quanto è importante l'assetto mentale. Per non prendere scivoloni, devi essere ancorato al tuo sogno. Il grip per non prendere scivoloni è rappresentato dal tuo credo, dalla tua volontà. Alexa, volume 6. Alexa, volume 6. Grazie a tutti voi, buona giornata. Chiedo scusa se vede delle Alex in casa e le risveglio ogni volta che lo dico. Grazie a tutti, buona giornata. Andiamo a realizzare il capolavoro della nostra vita. Appuntamento domani con la puntata numero 57 di You Leader. Sto meditando: qualcosa sempre di più intenso, ma vi farò sapere. Visto su Netflix, andate su Netflix a vedere il segreto. Buona giornata a tutti, a me e a Alessia, grazie a tutti voi, buona giornata. Grazie per il buon caffè. Buon lunedì, buon 8 febbraio, divertiamoci. Buon proseguimento di giornata, grazie a tutti, ciao.